spesso quando ci spostiamo viviamo quel momento come un momento di frustrazione, di rabbia, di noia. Siamo tutti stanchi e arrabbiati quando siamo in macchina, quando aspettiamo l'autobus. Chi si sposta in bicicletta ha la fortuna invece di vivere un momento piacevole di attività, di benessere fisico, di avere la possibilità di fare qualcosa di positivo per il proprio corpo. Quindi secondo noi spostarsi in bici davvero potrebbe aiutare le persone a vivere lo stress della città e dello spostamento in un modo molto più positivo. La velostazione Dinamo è nata nel 2015 come luogo di servizi per i ciclisti urbani, pensato prima di tutto come parcheggio custodito, un servizio che nella nostra città mancava. Poi attorno si sono aggregate tutte le altre necessità che la persona che si sposta in bicicletta ha, come quella della riparazione, ma anche della vendita, ma soprattutto progetti educativi, culturali, di aggregazione che servano a far sviluppare la cultura della mobilità ciclistica. Facciamo parcheggio custodito, riparazione bici, sia assistita da professionisti che fai da te, c'è anche uno spazio per riparare la bici in autonomia, noleggio, vendita accessori, tour guidati, quindi abbiamo servizi sia per i pendolari che per i turisti, sempre in bicicletta chiaramente. Nei primi 3 anni di attività abbiamo parcheggiato 48.000 biciclette circa. Dinamo è nato dall'associazione Salva i Ciclisti Bologna con l'idea di fare un'impresa innovativa, un gruppo di giovani sotto i 35 anni. Con questo progetto abbiamo richiesto al Comune di Bologna l'uso di uno spazio che era uno spazio non più utilizzato, molto bello, sotto una scalinata monumentale che prima di Dinamo ospitava un parcheggio auto. Nello stesso spazio dove adesso trovano ricovero circa 400 biciclette, prima erano parcheggiate 30 automobili, per cui il nostro è un programma di rigenerazione urbana nel vero senso della parola. Abbiamo ridato vita allo spazio e aggregato una comunità intorno a un'esigenza che noi crediamo sia la chiave per rendere le città più vivibili, più piacevoli. Oltre ai servizi bici, Dinamo è anche un luogo che ospita eventi culturali, di intrattenimento, tanti festival come Itaca, il Festival del Turismo Sostenibile, festival di musica prodotti da noi, di birre artigianali, mercatini del riuso, corsi per imparare a riparare la bicicletta, ma anche corsi per imparare a programmare con Linux o per usare software di creazione di musica. C'è anche uno spazio ad accesso libero dove chi vuole può venire a lavorare, a fare riunioni, incontri, quindi un luogo dove anche apprendere, sviluppare professionalità, incontrare altre persone, circondati dalle biciclette, in un ambiente positivo, accogliente e inclusivo. Quando siamo partiti come cooperativa Dinamo eravamo un gruppo di 7 ragazzi, tutti venivamo da esperienze lavorative molto varie, tutti accomunati dalla passione della bicicletta e dal desiderio comunque di fare di questa passione una vera e propria professione. Adesso dopo 3 anni siamo 13 persone a lavorare diciamo a tempo pieno a Dinamo. Questo diciamo ci ha confermato il fatto che la bicicletta non è soltanto una passione ambientalista o una velleità insomma di chi ha voglia in modo utopico di cambiare il mondo, ma può essere una professione, ci si può professionalizzare. Da quando siamo partiti noi sono nate tante professioni, non solo noi, anche altre esperienze in Italia stanno portando avanti l'idea di una professionalità, perché per sviluppare la mobilità ciclistica servono competenze. La cosa che comunque ci rende molto contenti è che l'esperienza non è stata solo un'esperienza di Bologna, ma tantissime amministrazioni da tutta Italia sono venute, hanno studiato il modello Dinamo, sicuramente un modello replicabile che può aiutare a far crescere la cultura della sostenibilità in tutta Italia. Per me
Italia che cambia è quella che ha il coraggio di portare avanti il proprio patrimonio di bellezza, di tradizioni, ma soprattutto di relazioni. Stiamo perdendo il valore della strada come luogo pubblico dove scambiare relazioni, dove incontrarsi, dove i bambini possono giocare. Per cui io spero che l'Italia che cambia è quella che ritrova queste proprie tradizioni, no? Di agorà, di piazza, dove scambiare, dove la comunità si rafforza, è solo nello spazio pubblico che lo possiamo fare. E questo spazio va liberato dalle auto, va liberato dai veicoli e va restituito alle persone. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.